A tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, mi trovo con Massimo Cotto, direttore artistico del Contest Giovani a Primo Maggio. Guarda, l'ho colto un fragrante. Questo, io sono direttore artistico di questo, del cannolo. Del cannolo dell'importanza siciliano. Di mangiare. Ci sono poche cose belle nella vita, non ce ne sono tante, ma le più belle sono essere tifoso del Toro. Il vecchio Toro era bello, Claudio Sala, Patrizio Sala. Io sono romanista, però va a Cesare quel che dice, sono sportivo. Le donne o comunque di buoni, insomma, E poi mangiare. Mangiare è una delle cose più belle del mondo. Per cui saluto tutti quelli che hanno davvero il gusto del cibo e della tavola. Ecco, diamo un buon Primo Maggio a tutti quanti. Sicuro. Ciao. Ciao, salutatore Massimo Cotto. Ricordiamo i tuoi contatti su internet. Su internet massimocotto@gmail.com. Perfetto. Su Facebook? Su Facebook Massimo Cotto. Massimo Cotto, lo gestisci tu tranquillamente. Sì. Qualche anticipazione riguardo sul Primo Maggio? Ah, niente, la cosa più bella sarà vedere questi tre giovani talenti che arrivano dall'1M Contest e quello che arriva dall'Europa, quindi sono quattro in tutto, per vedere quello che sarà il loro battesimo, come si concentreranno e come si confronteranno con un pubblico enorme, come enorme. Quello del Primo Maggio, una scarica di adrenalina fortissima. Ecco, il salutatore, l'adrenalina va a 3.000, ricordiamo i gruppi. Abbiamo allora Incomprensibile FC, abbiamo il Geometra Mangoni, Amarcord, Doro Ghiat, Braschi e poi il vincitore del contest europeo, che però ancora non sappiamo perché la finale è questa sera. E questa sera perciò a sorpresa. Ciao! Qualche pronostico? Non diciamo nulla, scoprirò. Ciao! Ti ringrazio Massimo.